organizzato questo corteo con altri movimenti sociali e noi come comunità curda torinese volevamo richiedere alla comunità europea e altre autorità internazionali, altre comunità internazionali di intervenire e di fermare questa guerra del governo Erdogan, del governo turco contro verso il popolo curdo. Perché ancora una volta i curdi vengono massacrati, i bambini vengono uccisi, le persone, i cittadini curdi vengono attaccati dai nazionalisti e fascisti turchi. Noi sappiamo bene che il nostro territorio del Kurdistan è stato diviso dai paesi occidentali, europei, e le nostre frontiere tra i curdi sono state create dalle comunità occidentali, europee. E li chiediamo di prendere la loro responsabilità e di intervenire e di decidere da quale parte stare. Perché avete visto il corpo del piccolo Aylan, immigrato, rifugiato, curdo, siriano, e tutti, soprattutto io e altri tutti immigrati, siamo tutti vittime di queste guerre, e siamo vittime di questi gruppi terroristi che sono, sappiamo bene che sono stati creati dai paesi occidentali, e la Turchia, primo paese che sostiene l'ISIS, e altri paesi che sappiamo bene che sostengono questi gruppi terroristi, e noi siamo vittime. Chiediamo ai cittadini europei, al popolo italiano e altri popoli di creare una solidarietà come noi oggi volevamo fare, creare una solidarietà internazionale, è quello che dicono sempre i curdi, creare una fratellanza tra i popoli, perché noi crediamo che il 99% della popolazione del mondo è contro la guerra, e noi come i curdi non abbiamo mai avuto uno stato indipendente per questo motivo, perché noi siamo contro il nazionalismo, la nazionalità, e crediamo nella fratellanza dei popoli.